La gestione degli esercizi. All'interno del nodo servizio gestione ditta abbiamo gestione esercizi. Cliccando sulla più abbiamo la possibilità di scegliere tra l'esercizio di contabile e l'esercizio di magazzino. Vi sottolineo già che sia per l'esercizio contabile che per l'esercizio di magazzino, quando noi andiamo ad inserire i periodi per questi esercizi, non devono avere accavallamenti e non ci devono essere buchi, ossia un esercizio non può comprendere parte di un altro esercizio. Ad esempio, non posso mettere dal 1° gennaio 2012 al 31-12-2012 e poi fare un esercizio successivo che parte da dicembre 2012, perché le date andrebbero a cavallarsi. Non posso nemmeno fare un esercizio che va dal 1° 12 al 31-12 e poi uno che parte da febbraio 2013, perché deve esserci una continuità. Andiamo a vedere l'esercizio di magazzino. Vedete, andiamo nella pagina generale, così vediamo il dettaglio: un codice per la definizione dell'esercizio, una descrizione, data inizio, data fine, e per quanto riguarda l'esercizio contabile, abbiamo una sezione dati relativi all'ultima stampa in definitivo del libro di giornale. Quindi questi dati vengono aggiornati quando si fa la stampa in definitivo del libro giornale. Per inserire un nuovo esercizio, basta cliccare su Nuovo, inserire un codice. Ad esempio 2013, definire 01/01/2013, 31/12/2013. Salviamo e il nostro esercizio è creato. Gli esercizi di magazzino, stessa cosa, pagina generale, un codice, una descrizione, data inizio, data fine. Ovviamente qui non abbiamo la parte che riguarda i dati contabili.